Intanto ti rubo solamente pochi minuti, volevo farti un paio di domande, la prima su Castiglia, calciatore che appunto è stato accostato alla Ternana, ho letto anche alcune tue dichiarazioni, però volevo sapere la cosa che mi premeva di più sapere è se c'era realmente una trattativa, ovvero se tu avevi parlato già magari con Cozzella o con qualcun altro della Ternana o se è solo un No, della interessamento. Ternana direttamente, no, 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 so che è un giocatore che a loro piace, è un giocatore stimato, ha fatto anche molto bene durante questa stagione perché ha fatto 33 partite e 5 gol, è il suo primo anno di B, poi la Ternana lo conosce bene perché realizzò un gol l'anno scorso in Ternana Spal, come diciamo tutti ricorderanno, nella partita Certo. di lunedì sera. E no, devo dire che non c'è stata né un'accelerazione, era un parlare iniziale e poi dopo considera che Castiglia è comproprietà tra Vicenza e Juventus e quindi abbiamo tempo fino al 20 per sciogliere questa comproprietà, dopodiché inizierà il mercato di Luca, quindi ancora è prematuro il discorso, sia quest'anno insomma che l'eventuale interessamento della Ternana non ci farebbe altro che grande piacere insomma. Senti, magari hai già un sentore su come potrebbe essere risolta questa comproprietà. Chiaramente non è nulla di ufficiale perché, come è giustamente sottolineato. Guarda, io ieri sera, ieri ero stato a vedere l'Under 20 dell'Italia a Fermo e poi sono andato a vedere la semifinale Lazio-Chievo e comunque Certo, incontrato sì. il Vicenza, tra le altre società, e abbiamo parlato proprio di Luca Castiglia e ci siamo detti insomma che questa settimana che entra è decisiva perché loro avranno un colloquio anche con Paratici della Juventus e Cherubini della Juventus proprio per dirimere questa situazione. Io credo che rientrerà alla Juve e poi da lì prenderà la strada più adatta per completare il percorso di crescita, credo nuovamente in una B, stavolta importante, insomma. Ah, guarda, io ti farei due domande su due assistiti che sono Vitale e Dideo, perché ci eravamo già sentiti un mese fa circa e chiaramente era abbastanza presto in quel momento perché ovviamente il mese di giugno doveva ancora incedere. Ti volevo chiedere appunto se su Vitale, che hai parlato con diversi media, però volevo sapere se a te risulta a questo punto, dato che siamo vicini al 15, se non erro, che hai indicato. Guarda, allora ti correggo perché ho Sì. annotato proprio ieri le disposizioni in materia, ossia Certo. per le opzioni, controopzioni che con proprietà. Allora, la Ternana ha tempo fino al 19 di giugno per decidere se esercitare o meno questo diritto. Certo, questo è importante perché appunto era girata la voce del 15, no? Sì, Giustamente. adesso sono usciti, sì, era una data indicativa chiaramente, Certo. adesso c'è stato il comunicato, quindi abbiamo tutti le idee più chiare. Perfetto, e hai avuto contatti in questa? Ancora niente? No, di nessun genere, per Vitale con la Ternana, di Perfetto. nessun tipo. Quindi non so se sono positivi o negativi, perché non ci sono proprio stati. Certo, questo è molto importante da rimarcare, sai, perché si fa un gran parlare e chiaramente i fatti sono che ad oggi, che è il 6 giugno, quindi non hai ancora incontrato la Ternana. Allora, dei miei assistiti con la Ternana ho parlato solamente un mese fa di Fazio e lui rimarrà sicuramente alla Ternana. Certo, ma io credo anche botta a questo punto perché l'ultima domanda riguarda Dideo ed è una mia considerazione prima di formularti questa domanda. La Ternana praticamente, non dico tutti, ma quasi tutti dei giocatori in scadenza di contratto andranno via. Sono state ufficializzate le partenze di Sinigaglia, comunque di Ambrosi, di Ferraro. Ecco, Dideo probabilmente è il giocatore che ci lascia più incerti, diciamo, perché secondo noi, secondo anche un nostro pensiero proprio di natura tecnica, alla fine, in un certo qual senso, è l'unico che potrebbe rimanere. Quindi magari volevo chiederti chiaramente un tuo parere Guarda, e se. sì, è una sensazione che ho anch'io, però ti ripeto, non ho avuto modo e piacere di parlare ancora con la Ternana di questa situazione di Guido. Adesso poi pare insomma, che la normativa delle bandiere venga abolita e sancito il discorso dei 22 over, scusami, in lista più limitati under 21. Quindi a questo punto una rosa di 22 cadono al discorso delle bandiere, l'anno scorso Guido non rientrava nella lista over per questo status, quindi valuteremo anche questo aspetto. Certo, a me farebbe piacere che Guido venisse considerato a prescindere dallo status di bandiera o meno, cioè nel senso valutato come giocatore più o meno funzionale alla Ternana, quindi se verrà ritenuto idoneo ne parleremo, altrimenti prenderemo una strada diversa.
Sì, no, chiaramente io te l'avevo chiesto non solo per l'interesse nel calciatore che come sai è stimatissimo, ma anche perché chiaramente siamo un po', come dire, frastornati da tutte queste partenze tutte insieme e chiaramente su un pilastro come Dideo volevamo avere maggiori informazioni e tra l'altro questa è una mia opinione, ci risulta abbastanza strano che tu insomma sei un agente che ha molti calciatori in orbita ternana e ancora non vi siete sentiti, non so se magari è abbastanza strano o no comunque. È un po', sì, no, può essere strano, cioè, fa piacere che Dideo abbia raccolto consensi anche nell'opinione pubblica, però ti ho detto, va rispettata comunque la scelta eventuale di una società di avvalersi o meno di giocatori, il fatto, cioè, nel proprio organico, no, è di stipulare nuovamente un contratto, hanno questa facoltà perché le società si vogliono alleggerire e la Ternana mi sembra che questa politica la attuano per tutti gli anni, no? È il terzo anno che fa Certo. anche contratto. Annuali, insomma, no, si sente un po' con le mani libere se non sbaglio, quindi andrebbe rispettato comunque il volere della Ternana. Fermo restando che, ti ripeto, non c'è stata fatta alcuna comunicazione, mentre tu prima mi dicevi che qualcuno è stato allertato, no, del fatto che non rientrerà Sì, nel calcio, beh, quindi ci sono questo per state. dire che ancora stanno Certo. facendo così opportune accusazioni. Ed infatti, vabbè, le mie domande comunque si concludono qui.